Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi siamo nell'area di incisione che utilizzo oltre al mio piccolo laboratorio e voglio farvi conoscere questo incisore laser, uno dei più economici, infatti è il K40 della Vevor, che costa solo 539 euro. Dico solo perché un incisore laser CO2, ragazzi, solitamente costa molto di più. Certo, è economico, quindi voglio farvi conoscere le sue caratteristiche. Però devo informarvi, è un prodotto entry level, quindi un prodotto specifico per chi vuole iniziare con l'incisione CO2 senza spendere una cifra elevatissima. Infatti ora vi farò vedere quali sono tutte le pecche, ma quali sono anche i vantaggi di questo tipo di incisore. Me lo manda appunto la Vevor, cercherò di farmi dare un codice di sconto per farvi pagare ancora di meno, quindi farvi risparmiare qualcosina. Ma adesso cambiamo inquadratura, guardiamo cosa viene dato in dotazione, come funziona e vi farò vedere pure il suo funzionamento tramite Light Bar. Quindi iniziamo. Essendo in un ambiente chiuso, non avendo ancora organizzato bene un sistema di espirazione, utilizzerò questo filtro specifico per le incisioni laser, sempre della Vevor, in metallo fatto bene, che adesso vi farò vedere pure nei dettagli. Comunque, passiamo all'incisore laser. Allora, abbiamo questo sportellone grande che ci permette di accedere all'area di incisione, c'è questo sistema di ritenuta che evita che lo stesso ricada e ovviamente c'è anche un sensore per far riconoscere all'incisore che il laser è stato aperto. Questa è l'area di incisione, effettivamente non è grandissima, 20x30 cm. Il movimento degli assi è azionato tramite delle cinghie, per quanto riguarda lo spostamento abbiamo questa guida lineare, invece per quanto riguarda l'asse X abbiamo queste ruote che scorrono all'interno di questa guida. Ha un sistema di specchi che devo riconoscere sono perfettamente allineati, perché essendo economici questo dettaglio non viene curato solitamente, invece qua devo dire è arrivato perfettamente funzionante. Passando sulla destra troviamo questo pannello di controllo che ci permette di svolgere alcune funzioni, fungo di emergenza che ci permette di interrompere l'incisione in caso di necessità e una chiave per poter accendere e spegnere. Questa invece indica la temperatura. Poi abbiamo questi due tasti, uno serve per accendere l'illuminazione più altri comandi e questo si può aprire anche dal basso, quindi accediamo alle varie schede, i collegamenti per i pulsanti e per l'accensione con la chiave e qua abbiamo tutto il controller con il collegamento USB che si può utilizzare sia con Light Bar che con i programmi solidi che si utilizzano con questo tipo di incisori. Come vedete però si tratta di lamierina, non è sicuramente una struttura molto solida, quindi sicuramente la struttura non è robusta. E in alcuni dettagli non è proprio molto molto curato. Addirittura qua sembra che ci siano state delle correzioni, comunque è stato smerigliato, quindi ma anche da questo lato abbiamo questa cricca. Comunque questa è la struttura esterna. A noi interessa vedere più che altro la parte interna. E a proposito di struttura esterna, viene venduto con quattro ruote che io però ho rimosso. E nel caso in cui comunque voi volete tenere le ruote montate, assicuratevi di che siano strette bene perché arrivano svitate, almeno nel mio caso erano svitate. Nella parte posteriore accediamo invece al tubo, ma il tubo in vetro all'interno del quale poi ovviamente ci sarà l'emissione del laser che tramite il sistema di specchi arriva appunto di incisione. E questo all'interno è pieno di acqua, infatti come vedete qua abbiamo questi tubi, viene data in dotazione pure una pompetta, come vedete vanno a finire all'interno di questo bidone e tramite la pompetta si crea il ricircolo. Fate attenzione, non dimenticatelo, altrimenti rischiate di danneggiare l'incisore perché ha bisogno di essere costantemente raffreddato. Così come questo, tutti gli incisori a CO2 hanno bisogno dell'acqua, solo che alcuni, i più costosi, hanno un sistema di ricircolo integrato, in questo caso invece bisogna utilizzare questa pompetta. Come vedete abbiamo questo vetro, questo plexiglass trasparente che ci permette di vedere l'interno, anche se sinceramente non so se riesce a filtrare o meno. Comunque, utilizzate sempre gli occhiali che è meglio. Adesso accendo la pompa per il ricircolo dell'acqua e vedrete queste bollicine muoversi. Fate in modo che scorra per un poco, in modo che si rimuovano tutte le bolle d'aria e avrete all'interno del tubo solo ed esclusivamente acqua, o comunque più acqua possibile. Adesso, una volta avviato, accendiamo l'incisore. Quindi giro la chiave, come vedete va in home, in questo modo accendiamo la luce, quindi il primo tasto serve per la luce, il secondo invece serve per attivare il laser vero e proprio. E poi tramite questo pannellino possiamo variare la potenza dell'incisore, 10 per volta, quindi come vedete 20, 30, 40, 50, eccetera, in percentuale, con questo invece aumentiamo di 1 per volta e con questo invece di 0,1. Quindi possiamo impostare la potenza come preferiamo. E tramite questo tastino invece possiamo dare l'impulso dell'incisione, che adesso vi farò vedere.
Quindi apro il coperchio, sposto la testa dell'incisore laser, facciamo la prova solo con questo pezzo per fare questo test di impulso e poi proviamo a fare pure un taglio. Allora, vi faccio vedere adesso, premendo il tastino specifico, aumentiamo ancora, mettiamolo al 70%. Ok, come avete visto, abbiamo dato un colpetto e si è creato questo puntino. E questo serve pure per l'allineamento degli specchi. Ora proviamo a utilizzare questo incisore tramite Light Barn, ma prima dobbiamo accendere il nostro filtro. Viene venduto all'interno di una confezione in cartone e all'interno troviamo sia questo tubo, in realtà più di uno. Io ho creato una prolunga infilandolo uno in un altro. Questa è l'aspirazione. Da questa parte abbiamo l'uscita dell'aria. Come vedete abbiamo delle aperture con delle chiavi, ma ve le farò vedere dopo. Innanzitutto accendiamolo, quindi da questo tasto. Ok. Dal rumore si capisce la portata di aria e ragazzi, credetemi, esce tantissima aria, guardate come si muove il tubo, quindi l'aspirazione è importante. Considerate che nella parte posteriore dell'incisore abbiamo anche una ventola e tutti i fumi prodotti dalle incisioni vengono aspirati da questo bocchettone. All'interno delle varie confezioni troveremo anche relativi manuali di istruzioni e fogliettini, guide rapide, eccetera. Questo è quello dell'aspiratore con filtro. Quindi, come vedete, qua abbiamo l'immagine di come va collegato. Viene dato pure un accessorio per collegarlo nella parte posteriore. Io per ora sto utilizzando del nastro adesivo, va più che bene. Però in dotazione abbiamo anche quello. Come vedete, nella parte più bassa abbiamo una grossa ventola e poi dei diversi strati di filtri. Poi più tardi lo aprirò, vi farò vedere anche la parte interna, alcune caratteristiche tecniche e finisce tutto qua. Invece per quanto riguarda l'incisore laser abbiamo anche questa borsettina con il manuale vero e proprio, che effettivamente è fatto bene, ci sono diverse informazioni sia per quanto riguarda eventuali problemi con relative soluzioni, eccetera. Tutte le varie immagini per l'allineamento degli specchi, anche se come vi ho detto arriva già allineato. Le varie funzioni del pannellino, eccetera. Un rotolo di nastro carta anche per regolare l'allineamento degli specchi, che non vi farò vedere perché essendo già allineati ovviamente non è necessario. Più questo tubo per l'aspirazione in plastica un po' leggero, effettivamente economico, un po' deformato, però se non si rompe dovrebbe svolgere bene la sua funzione. Ma passiamo all'incisore vero e proprio. Allora, come vedete è collegato con Light Barn. Do il comando di andare su home e come vedete la testa si sposterà su home. Ok, è andato in home, quindi possiamo utilizzare anche Light Barn, c'è da seguire una procedura particolare. Se vi interessa fatemelo sapere perché potrei fare un tutorial su come fare per utilizzare l'incisore K40 con Light Barn. Quindi apriamo, importiamo un'immagine, il mio logo in particolare. Facciamo un frame dell'incisione. Ok, questo è il punto in cui inciderà, spostiamolo leggermente, come vedete si utilizza perfettamente con Light Barn, quindi questa è una grande comodità. Ok, diamo tutte le impostazioni per poter eseguire un'incisione, in questo caso 100 mm al secondo, va bene, è solo una prova, quindi vediamo come si comporta. Quindi premo su avvia. Ok, come vedete è fin troppo potente, quindi riduciamo la potenza. Ok, l'avevo messa a zero, scusatemi. Ok, stacchiamo un attimo. Allora, perdonatemi, ma ho danneggiato l'incisione. Comunque, come vedete, stava tagliando e questa è l'incisione che stava realizzando. Proviamo però a fare le cose per bene. È riuscito a tagliare praticamente subito. Proviamo a fare allora a questo punto un taglio vero e proprio. Questo invece è il programma che troviamo in dotazione, che si può anche scaricare da internet e ci permette di comandarla e lavorarci senza smanettare per utilizzare Light Barn. Ovviamente bisogna prima creare un file specifico, in questo caso un SVG. E vediamo quindi come si comporta. Con una potenza del 50% proviamo a fare un taglio su questo pezzo. Ho impostato 10 mm al secondo per il taglio. Ok, quindi diamo l'ok. Come vedete, taglia, si forma pure la fiammella. E
e si vede che l'aspiratore funziona, quindi riesce a tirare verso di sé tutti i fumi. E nell'ambiente non si sta formando assolutamente fumo di incisione. Quindi guardate adesso come si stacca il pezzo. Ok, è cascato, quindi ha tagliato senza nessun problema, anche se non è un pezzo grosso, ma siamo al 50% con 10 mm al secondo, quindi è andato molto veloce. Volendo si potrebbe anche ridurre la velocità e aumentare la potenza per pezzi di spessore maggiore. Quindi facciamo la stessa prova, però in questo caso con del plexiglass. E anche in questo caso tagliato senza nessun problema. Ovviamente ci sono un po' di vapori del legno perché era poggiato sul legno, però è riuscito a tagliare perfettamente il plexiglass con un solo passaggio e ragazzi, obiettivamente anche molto molto velocemente. Guardate la pulizia del taglio. A me piace tantissimo, per essere una macchina economica, dobbiamo essere sinceri, lavora bene, ha un'area di incisione relativamente ridotta, però se non avete grosse esigenze, come avete visto, per tagliare plexiglass e tagliare anche il legno, con pochissimi segni di bruciatura in un istante, allora va benissimo. Adesso facciamo la prova con questo multistrato da 10 mm. Sicuramente non è un lavoro semplice, con l'altro incisore laser un pochettino più potente, sempre CO2, sono stati necessari più passaggi. In questo caso sto usando 15 mm al secondo con il 90% di potenza. Farò quindi più passate. Queste sono tutte riprese in tempo reale. Ok, la prima fatta, facciamo la seconda. Ok, proviamo col terzo passaggio. Vedete come i fumi vengono aspirati tutti verso il bocchettone e nell'ambiente non c'è assolutamente puzza di fumo. E nemmeno presenza dello stesso, quindi si sta benissimo e il filtro, almeno per ora che è nuovo, funziona bene. Facciamo ancora un altro passaggio, mi pare che siamo a 6 o 7 passaggi e sembra che già stia tagliando perché vedo il fumo nella parte bassa. Con l'altro incisore laser, ragazzi, non ricordo per questo materiale quanti passaggi ho dovuto fare, ma mi pare che fossero 8 o 9 passaggi. Questo per evitare bruciature, in questo caso un minimo di bruciatura già la sto vedendo, però come vedete dai cerchietti che ci sono delle prove con l'altro incisore laser, se non è impostato bene i segni sono quasi inevitabili, pure perché qua c'è del materiale, dell'impregnante eccetera, quindi il legno non è pulito e queste sono quasi inevitabili. Questo è l'ultimo, vediamo se si stacca, perché poi effettivamente sarebbero troppe e non avrebbe più senso. Va bene, dai, apriamo lo sportello, vediamo cosa abbiamo ottenuto. Ok, si è tagliato, quindi era rimasto semplicemente poggiato, il pezzo si è staccato semplicemente spingendolo. Ovviamente anche come l'altra volta ci sono dei segni di bruciatura inevitabili per il tipo di multistrato, non mi ricordo che tipo di multistrato sia, però vedete che c'è questa patina, quindi è un materiale già trattato, ma riesce a tagliare senza problemi anche 10 mm. Ok, l'ambiente quindi è privo di fumo, si sta benissimo nonostante tutte queste prove e tutti questi tagli su diversi materiali. Spengo il filtro. Come vedete la ventola è grande, quindi c'è anche dell'inerzia. Continua ancora a girare e apriamo. Per poter aprire basta fare in questo modo, perché con una mano non mi viene facilissimo, e all'interno troviamo tutto il materiale filtrante, tra cui anche carbone attivo, eccetera, che adesso vi farò vedere. E allora ho aperto il tutto in modo da consentirvi di vedere per bene l'interno. Sulla parte bassa abbiamo la ventola,
ancora gira, quindi ha un'ottima inerzia e riesce a lavorare davvero bene e raggiunge un'elevatissima velocità. Sulla parte più alta quindi abbiamo il materiale filtrante, tra cui anche questo sacchetto con carbone attivo e poi quest'altro strato filtrante. Ragazzi, non c'è assolutamente puzza di bruciato quando si utilizza l'incisore, soprattutto con tutti questi passaggi. Avete visto quanto fumo si formava nell'ambiente, avrebbe dovuto esserci tantissimo fumo, invece assolutamente nulla. Poi non so dirvi altre caratteristiche tecniche perché lo sto provando da poco, ci sono infatti pochissimi segni di utilizzo, però per queste prove che ho fatto finora sono più che soddisfatto. Questa parte si incastra a perfezione e serve a tenere il tutto fermo, quindi si mette in questo modo, il più dritto possibile. Ovviamente voi non farete questo lavoro con una mano perché non dovrete riprendere. Ok, si mette in questo modo, si rinfila all'interno della sede e poi si chiude il coperchio. Eventualmente all'interno della confezione c'è altro materiale filtrante da poter aggiungere, sostituire. Viene dato anche il cavo di alimentazione, io ne sto utilizzando uno che già possedevo. E questo è l'adattatore, ma io sto utilizzando, come avete visto, del nastro adesivo perché devo spostare un po' il tutto, quindi non voglio montarlo per adesso. Ma poi c'è anche questa fascetta che serve per fissare, come ho fatto qua sulla parte alta, i vari tubi ai bocchettoni. E quindi ragazzi, un incisore laser CO2 economico, perché 539 euro per un incisore a CO2, anche se la struttura non è il massimo, però è un ottimo inizio per chi vuole approcciarsi a questo mondo. Riesce a tagliare il compensato sottile da 3 mm senza nessun problema, con un solo passaggio rapidamente, che sia un plexiglass trasparente o che sia colorato. A differenza dell'incisore laser a diodo classico, che su questo materiale non può lavorare e costa tanto quanto e qualcuno anche di più, con questo, con una cifra, spero anche di ottenere un codice di sconto, ma con una cifra che già di per sé non è altissima, si riesce a lavorare bene. Nel caso in cui invece volete lavorare con spessori più elevati, beh ragazzi, questo non è un materiale adatto. Devo fare delle prove con altri materiali, io solitamente non lavoro con spessori così elevati. Le mie incisioni sono sempre da 3 a 6 mm, non ho bisogno di fare lavori di falegnameria con l'incisore laser, ma se ne avete bisogno, con i giusti parametri si può tagliare tranquillamente anche 1 cm di legno. Se taglia in multistrato, figuriamoci il legno dove non abbiamo colla o altro materiale, scarti eccetera, che possono influire. Vi lascerò tutti i link sul sito della Vevor, se vi interessa l'utilizzo anche con Lightbarn, come avete visto ora sto utilizzando il programma che viene dato in dotazione. Ma anche con Lightbarn si può utilizzare, non è il massimo, c'è da smanettare un pochettino, a volte c'è qualche piccolo bug, qualcosa che non va al 100%, però funziona e riesce a lavorare, diciamo, quasi senza problemi. Io adesso vi saluto, se vi interessano altri video su questa macchina fatemi sapere e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ricordatevi di iscrivervi al canale e mettere mi piace cliccando qua sul pollicione lì su, cliccate anche sulla campanella dopo esservi iscritti e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!